Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube. Allora, ho preparato queste farine che mi erano rimaste, così svuoto i sacchetti, farine del mulino cipolla, quindi ho messo la tipo 1, l'integrale e un po' di zero. Le metto in autolisi, quindi le bagno con una parte dell'acqua, poco più della metà della dose di acqua. Copro con un telo e lascio 30 minuti. Passata la mezz'ora ci aggiungo la pasta madre a pezzetti, pasta madre che ho rinfrescato più di 4 ore fa e quindi l'ho portata al raddoppio. Aggiungo ancora l'acqua e inizio a girare. Il resto dell'acqua la metterò piano piano, un po' per volta. E poi se serve ne aggiungerò anche un pochino. Diciamo che l'idratazione sta intorno, intanto metto il sale, sta intorno al 70%, però può variare, quindi calcolate anche ad occhio, a seconda delle farine che mettete. Come sapete io non mi piace idratare proprio al massimo per far venire quei famosi buchi, gli alveoli mi piacciono regolari. Ok, quindi mi regolo. Il sale io metto di solito un cucchiaino che sta intorno, in questo caso sono 700 grammi di farina, all'incirca 7 grammi. Altrimenti su 500 grammi ne metto un pochino di meno. Ok, l'impasto è pronto. Naturalmente qui ho tagliato i tempi, scusate, però una decina di minuti ho fatto girare. L'ho messo dentro una ciotola oliata. Qui ci farò due giri di pieghe. Questo è il primo giro, poi un intervallo di una mezz'oretta, 20 minuti e ne faccio un altro. Allora, in questi giorni stiamo tutti dentro casa, almeno chi può cerchi di non uscire per cose banali o stupide, cerchiamo di stare più possibile dentro casa per rispettare le regole e per evitare che il contagio si propaghi. Dobbiamo riuscire a vincere questa battaglia, mi raccomando, eh. Quindi pasticciamo, cuciniamo, facciamo cose che ci aiutano a far passare queste brutte giornate. Bene, l'impasto è stato all'incirca 4 ore a temperatura ambiente, le temperature si sono alzate, quindi è lievitato benissimo, vedete. Lo allargo sul piano di lavoro con una spolverata di farina e a questo punto farò due giri, se serve anche tre, io ne ho fatti due. Due giri di pieghe a tre, sempre con l'intervallo di minimo 30 minuti, quindi potrebbe essere 30 minuti, 40, 45. Quando vedete che si adagia, si comincia ad adagiare, è pronto, per l'altro giro di pieghe. Ecco qua. Anche il secondo giro è fatto. Molto bello, vedete, si vede. Quando l'impasto è lievitato bene, si vede, vuol dire che questa miscela di farine hanno legato bene insieme e hanno sviluppato benissimo la maglia glutinica. Io ci farò due filoncini, uno più piccolino e uno po' un pochino più grande. Adesso mi manca la semola che l'ho ordinata, qui dobbiamo ordinare online perché non è che possiamo andare in giro in cerca di farine, quindi ci ho messo la farina zero, ma di solito metto la semola. Questo piccolino lo chiudo così, avete visto, ho avvicinato i lembi, ho stretto, qui naturalmente ho velocizzato il video, lo allungo un pochino e lo metto poi in uno dei cestini, quello un pochino più piccolo, ci va anche che è anche troppo grande, però non fa niente. Questo è il secondo, ho utilizzato quest'altro metodo per la formatura.
Lo trovate anche in altri video comunque. Spaziate sui video perché mi chiedete delle volte altri video, ma ce ne sono tantissimi nel canale. Se andate sulla playlist Pane con lievito madre, ne trovate tanti, tanti video. Ok, allora io ho messo i cestini in frigo dentro una busta di plastica. La mattina dopo li ho trovati belli lievitati, li ho tenuti a temperatura ambiente. Mi dovete scusare perché ho dimenticato, mi sono svegliata presto e ho saltato, non ho fatto la foto, mi ero dimenticata che dovevo fare il video praticamente. Però eccoli qua, si vede che sono lievitati benissimo. E quindi dicevo, ho acceso il forno, li ho tenuti un'ora fuori a temperatura ambiente, ho fatto i tagli ed ora vado ad infornare. Con il mio forno a vapore ho messo 20 minuti a vapore con due spruzzi di vapore iniziali, poi ho cambiato programma, ho tolto il vapore e ho messo un programma normale. Eccoli qua, vedete che stanno già crescendo. Per normale il mio forno io metto Thermovent Plus, però potete mettere benissimo statico voi, quindi regolatevi con i vostri forni. Ho fatto cuocere all'incirca per 45-50 minuti, credo. Si sono abbracciati, avete visto? Almeno loro si abbracciano, si possono abbracciare. Aspetto che si raffreddino e poi vediamo il taglio. L'aspetto è bello, il profumo è buono. Andiamo a tagliare ed eccolo qua. Questo è il filone più grande, poi taglio anche il piccolo. Beh, io direi che è venuto benissimo. Bello, bello, un bel colore, un buon profumo e la crosta croccante, proprio come piace a noi. Bene amici, io vi invito a condividere i miei video, a cliccare sulla campanella, altrimenti non riuscite a seguire le notifiche dei nuovi video. Un abbraccio a tutti e vi auguro una buona giornata anche se siamo in emergenza, scusatemi. Ciao e ci vediamo al prossimo. Ciao ciao.